mi si arrabbia che mi hai visto con Maria. Che ci posso fare se quella viene a casa mia? Cielo peso, un muso di volte, ma lei da un orecchio ci entra, dall'altro ci esce. Ogni sera io guardo quella stella, ma poi penso che tu sia ancora più bella. Ed eccomi ancora una volta qui da solo, tra queste quattro pareti, con i miei unici compagni fidati, i mobili di Angela Marzullo. Qui da solo, come un uomo che sulla spiaggia del desiderio volge lo sguardo all'orizzonte, alla ricerca dell'amore che non arriva, così io mi inerpico tra questi mobili alla ricerca di un senso di autodistruzione. Voglio morire, ma chi mi darà mai la morte? Forse tu, rosa fresca, chiara ed aulentissima. Rosa, dammi tu la morte, Rosa, voglio morire! Ah, ma fa piacere, quando uno entra in casa e trova l'allegria, veramente. Ah, che è successo? Non va, non va. Mannaggia. Come stai? Va sempre peggio. Va. Tu pensi che stamattina mi sono svegliato e mi sono chiesto come va, come va? Tutto ok, tutto ok. Sempre peggio, sempre peggio. No, la canzone fa come va, come va, tutto ok, tutto ok. Non so cosa fare. Ma dai, siediti, proprio adesso che stavamo trovando la soluzione. Siediti, siediti. Ecco la mia unica ancora di salvezza. Là, mi dà l'energia giusta,
Vuoi anche tu un po' di olio dentamaro? No, grazie, l'ho appena bevuto a casa. Ma guarda che buonissimo! No, lo so, io ogni volta che devo mandare giù qualcosa lo bevo, scivola. Vabbè, lo metto qua, se lo vuoi te lo prendi. Certo, lasci là. E allora, cosa hai da dirmi, amico? Dicevo, Cicco Polmone, tu non avrai parole per ringraziarmi. Io in questi giorni non ho fatto altro che pensare a te. Mi è venuta un'idea geniale. Possibile? Perché non posso avere un'idea geniale? Mi sembra strano, allora, ma sentiamo. Senti un po' questa cosa. Cosa piace a Filomena, eh? Non lo so che ci piace. Cosa le piace? La focaccia. Come la focaccia? No, qualcosa... Cosa le piace? Di più, non so, la braciola al ragù con prezzemoli nell'aglietto. Cicco Polmone, non qualcosa di commestibile, cosa le piace nella vita? Cosa... Ah, una cosa che le piace molto è la cabina San Francesco. Vabbè, Cicco Polmone, le piace la vita lussuosa, la vita con i grandi viaggi, che ne so. Sì, lo sfarzo. Lo sfarzo, quindi... Le piace la casa. La bella casa, sì. Casa. Le piace la bella casa. Ascoltami allora l'idea. Io ho pensato che tu, per riconquistare Filomena, le compri una bella casa a Barialto. No, non sono d'accordo. A me non mi piacciono questi quartieri popolari di edilizia popolare. No. Come edilizia popolare Barialto? No. Cicco Palmone, Barialto è dove va tutta la gente indie, mari, tutta la gente vissumbis. E allora se ci va tutta la gente vissumbis, è giusto che ci vada anche Filomena. Scusa. Senti, ma che cosa c'è di bello a Barialto? Barialto ha un sacco di comfort, ci sono i campi da tennis. E quella a Filomena ci piace molto giocare a tennis. Sì, infatti, Filomena è famoso per i servizi che fa, fa certi servizi, ovviamente. E poi, non lo so, c'è il maneggio. Il maneggio? A che serve? Cicco Polmone, la tua ignoranza, madonna. Il maneggio è dove ci sono i cavalli. Anzi, io ho pensato che tu le compri anche un bel cavallo. Sì, buona idea. A Filomena ci piace molto cavalcare. Infatti, Filomena è famosa, oltre che per i servizi, anche per come cavallo. Senti, ma se ci sono tutte queste cose, chissà quanto costerà Barialto. No. Non costa mica tanto, anzi sai cosa puoi fare tu? Vai al comune, fai la domanda e ti mettono pure in graduatoria. Un po' come fanno oggigiorno per gli sfrattatini. Sì, per gli sfrattati, tale e quale. Mi sembra veramente una buona idea. Allora, cosa fai? Compri anche tu a Barialto? Ma guarda, tutti noi veramente sono indeciso. Anche perché volevo acquistare un attico ad Enziteto. Cicco Polmone, vuoi mettere in sito con Barialto? Dai, facciamo questa cosa qua. Io vado a dirlo ad Assunta, tu lo dici a Filomena, magari prendiamo una bella villa bifamiliare insieme. Io già mi immagino la sera, noi tutti e quattro nel giardino ad arrostire il polipo, ad arrostire il gamberone, a fare delle feste, a ballare il liscio, dai. Ma lo sai che mi stai proprio convincendo, Totigno? E dimmi un po', con l'affitto è alto. Ma non lo so l'affitto, ma senz'altro sarà adeguo canone, cosa vuoi, a Barialto. E di condominio! Ma il condominio anche quello, cioè con tutti i comfort che ci avrà sarà massimo, ma proprio dico ad esagerare 50.000 lire, proprio, non lo so, magari l'inverno con il riscaldamento 60, ma 60 a sciallare, però non sì, di più. Però è un posto pulito. Sì. Oh, viene la Lucento ogni settimana, lava le scale, siamo tranquilli. Bene, allora si fa. Senti, un'ultima cosa. E il vespino? Potrò mettere il vespino nel portone? Ma sei tenerissimo. Ma scherzi, a Barialto hanno fatto le ville apposta per mettere il vespino nel portone. Allora io ci vado. Dai. Io ci vado a Barialto. Prima però sai cosa faccio? Cosa? Io andrò da Maria Cozzapelosa, la mamma di Filomena. Mi allerò con lei per convincere la mia fidanzata ad andare insieme a Barialto. Bravo. Grazie Totigno. Hai avuto veramente un'idea geniale. Così ti voglio, motivato. Sì, sono proprio deciso a fare questa mossa. Grazie. Devo dire grazie a te che ancora una volta sei stato capace di prendere in mano il mio caso.
Proprio così, Totigno. Tu hai preso in mano il mio caso, lo hai approfondito e mi hai risolto il problema. Ti ringrazio, sei un amico gentilissimo, sei una persona sulla quale posso contare. Bravo, Totigno. E allora io vorrei esserti grato per tutta la vita. Nel caso in cui tu avessi bisogno, fammelo sapere, perché io ti starò vicino. Vuoi degli esempi? Non lo so. Se ti dovesse venire una brutta malattia debilitante, io starò sul tuo capezzale. Non lo so. Se ti dovessero rapinare tutti i tuoi averi, io ti darò da mangiare e da bere. Non lo so. Se dovessi andare sotto un autobus, io ti curerei con tutte queste scamazzate al suolo. Io prenderei le tue ossa sanguinanti e me le porterei a casa mia. Quelle... Vattene per piacere, vai da Maria Coppapelosa. Amico mio, sei veramente fantastico. Fantastico veramente. Ciao, vado da Maria Coppapelosa. Vai, per piacere, vai. È veramente bello avere degli amici come te. È veramente bello. Cicco Bombone, chi trova un amico trova un tesoro. E io insieme a te sono contento. Ogni oro. Non ho fatto la rima, ma va bene lo stesso. Ciao, amore. Ciao. Vai. Un altro bacetto. Un altro bacetto. Sei troppo amico. Ciao. Ti sei arrabbiato perché mi hai visto con Maria. Che ci posso fare se quella viene a casa mia? Cielo stesso, un muso di volte, ma lei da un orecchio ci entra, dall'altro ci esce. Guardo quella stella, ma poi penso che tu sei ancora più bella. Solo a te voglio, amore mio, non lo scordare. Di tutte le altre che mi interessa andassero a rubare. Io ti amo e che terreno ce ne voglio. Proprio ieri ho avuto quest'intuizione di passare a pomeriggio sotto il tuo balcone e di colpo prendere e mettermi a gridare. E ti voglio bene come un bambino e mai terminare. Ma mi accorgo che te ne stai andando via. E dal mio universo e dalla vita mia. No, ti prego, mio dolce cielo, non mi lasciare, o se no io prendo un piancone e mi getto a mare.